Welcome amici, ben ritrovati. Ciao Laura. Hola a todos y todas. Welcome my friend. Ciao a tutti. Ciao Laura, come stai? Tutto bene? Bene, bene. Benissimo, benissimo. Guarda, Laura, sono innamorato. Ci fa piacere. No, a parte di te, dico, non è un amore diverso, giustamente, non è un amore diverso da quello che provo, cioè è diverso, sì, ma non è quel tipo di amore. È un altro amore per una ragazza minorenne. No, che brutto quello, mamma mia. Sì. No, allora, dico che ho sbagliato nuovamente. Voglio dire, mi sono innamorato a livello platonico e a livello emozionale di una ragazza che andiamo a recensire adesso, a reazionare adesso nel come, perché la prima volta l'ho sentita è stato un colpo di fulmine, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, tantissimo in Bohemian Rhapsody, quindi ricordate, l'abbiamo fatta qualche giorno fa. E quindi Laura, di chi parliamo? Angelina Jordan, sicuramente, vero? Esatto, proprio lei, la nostra norvegese, fantastica, fantastica, perché lei, diciamo, con la sua giovane età riesce a emozionarti, a farti sentire... Wow, ti emoziona perché entra dentro la sua voce, una voce e la sua tecnica. Di grande, no? Di signora già adulta. Ma ha una tecnica particolare, quindi oggi andiamo a reazionare a una canzone che, figurati lì, aveva 9 anni, era piccolissima, ha fatto una canzone sua che si chiama I Put a Spell on You. On You, sì, più o meno così. Scusate per il nostro inglese, ma noi purtroppo... Ah, very nice. No, è very nice, è vero, no good. Yes. Laura, sei pronta per andare a vedere la canzone? Oui. Andiamo, basta, il tuo inglese è pessimo, come il mio. No, vieni. Guarda, bimba. Because you're mine, stop the things you do, I ain't lying. Oh,
cosa giochiamo oggi? Giochiamo a fare la cantante. Ma ti rendi conto? Solo 9 anni lì e canta con una band in perfetto tempo. Dai, dai, questa qua è veramente qualcosa di impressionante. C'è un artista veramente... E, Laura, veramente, quando si dice che si nasce... Però sì, ma deve avere anche lei una forza. Vedi, scalza come Amy Winehouse. E Amy Winehouse era sempre nel, cantava sempre, molto spesso scalza. Io la vorrei paragonare, spero che giustamente, solo a livello di voce, perché la carriera di Amy Winehouse è stata fantastica, peccato per quello che è successo. Però un artista completa, vero Laura? Sì, sì, la, lo importante è anche dei genitori, no? Quando si rendono conto di una cosa particolare dei figli, farli andare avanti. E questa bimba si vede così bravissima, no? Da piccola già hanno visto che lei era bella, particolare, con questa voce magnifica, stupenda. Infatti proprio con Bohemian Rhapsody l'abbiamo vista che erano 5 anni indietro, perché aveva, era, aveva 14 anni nel 2020 quando abbiamo visto Bohemian Rhapsody. Lì immagina 5 anni prima, voglio dire, 2015, a cantare a 9 anni. Tu immagina i nostri nipoti che cantano una canzone del genere a 9 anni. Beh, un fenomeno da seguire assolutamente. Noi siamo entusiasti di lei, realmente ragazzi, e vi ringraziamo per tutti quelli che commentano con noi. Quindi subtitle in inglese, ricordo a tutti che abbiamo il subtitle sotto in all language, voglio dirlo in inglese, così speriamo che lo capiscono, in tutte le lingue, perché noi vogliamo assolutamente seguire questa nostra cantante, ormai che è entrata dove teniamo tutti i nostri cantanti, nella cajita. E entonces è per questo dico, e grazie a voi perché ci sostenete, soprattutto scrivete, ma mi raccomando di segnalarci altre canzoni sue, così le andremo a reazionare, perché merita davvero tanto. Facciamo un bel record, no? esatto. Vi ricordo allora di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e, ripeto, commentate, noi risponderemo a tutti. Alla prossima, ciao a tutti, ciao Laura. Ciao, un bacio.